Grazie Presidente. Beh, innanzitutto sono soddisfatto del fatto che ci siamo fatti dei passi avanti, in primis sulla consapevolezza dell'importanza del tema e in secondo sul superamento dell'istituzione Film Commission come l'abbiamo conosciuta ad oggi. Ho visto il convegno, che è un convegno di città. E è un convegno indirizzato ai privati, quindi è una nota positiva, non è, come dire, un convegno a 360 gradi. Ci sono i soliti player tra gli inviti, come dire, che sono quelli che hanno gestito i fondi fino ad oggi. Non ho nulla contro di loro, ma credo che quella modalità di gestione che oggi è stata portata avanti non vada più bene. Grandi finanziamenti per investimenti costosissimi che poi al sistema tutto è andato poco. Parliamo di industria e di impresa, non parliamo però solo di quello, perché io voglio fare un discorso qualitativo, specie in questa regione, che è una regione che ha una grande storia di cinema d'autore. Cosa hanno portato, cosa hanno lasciato sul territorio i film che negli anni 90 sono stati girati qua? Io credo poco. Per lo più film da cassetta, dove personaggi da TV venivano catapultati per fare film che facessero un po' di incasso magari a Natale, e non credo che questo sia stata un'iniezione di qualcosa di importante sotto il profilo della qualità nel nostro circuito. Allora, questa regione ha un potenziale diffuso, perché tutta la regione, tutte le province hanno un'inclinazione al cinema, alle arti in genere, ha un potenziale dato dalla presenza del DAMS incredibile su Bologna, che è uno dei bacini autoriali, anzi ha il bacino autoriale più importante d'Italia. E io credo che in qualche modo si debbano trovare delle strategie per valorizzarlo. Allora, cerco di ripercorrere un po' e poi farò qualche proposta. L'assessore ha toccato il tema della formazione, un tema determinante, perché noi possiamo dire che vogliamo che il 60% delle maestranze siano di qua, ma poi le maestranze ci devono essere anche di qualità, perché non possiamo con un discorso, diciamo, autarchico dire prendi le nostre maestranze e poi le produzioni non si trovano le maestranze di qualità, allora non girano fin qua. Quindi per la prima cosa dobbiamo fare la formazione, dobbiamo crearle, perché molte sono andate via. Molte magari sono city user, non sono residenti lì, poi dobbiamo vedere come noi, perché ogni territorio poi la sua, decidiamo di creare insomma dei paletti per definire chi è e chi non è maestranza locale, e quindi investimento sulla formazione. Dico anche che l'investimento sulla formazione può essere anche un investimento leggero. Hanno prodotto di più i workshop fatti negli anni passati del Comune di Bologna, fatti nelle sale del comune con due soldi, piuttosto che i grandi processi di formazione portati avanti dai player che conosciamo, che formavano poche persone con un'altissima qualità, ma che poi hanno sfruttato questa altissima qualità nei mercati dove c'è più lavoro, l'hanno spesa su Roma o su altre piazze, se non all'estero. Io potrei dirvi dove sono oggi tutte quelle persone che si sono formate con quei corsi lì, non ce n'è più una qua. Invece una formazione leggera consente di dare alla persona i primi strumenti per poi camminare con le proprie gambe, per poi da sola, attraverso la gavetta, attraverso altre possibilità, crescere se ha qualità, perché dobbiamo far crescere chi ha qualità, non creare il laboratorio delle persone. Crescendo si creano anche contatti, si crea circuito, eccetera, eccetera. Quindi un grande lavoro su questa tematica. Lo dico perché, assessore, quello che a me preme oggi, in questo momento, in questa commissione, è capire la roadmap e capire come si lavorerà. Io credo che su un tema così importante la commissione, le commissioni vadano coinvolte e credo che si debba dialogare. Sì con chi è fuori, ma anche con chi è eletto dai cittadini è in consiglio regionale. Quindi chiedo da parte sua, e sono sicuro che ci sarà il massimo coinvolgimento, poi ovviamente il pallino ce l'ha sempre in mano chi governa, però l'ascolto
l'informazione, la partecipazione anche di chi a livello di consiglio è intenzionato a ragionare, a valutare passo per passo quello che si intende fare, e quindi capire tempi, qual è la sua roadmap, la sua idea di lavoro, perché tempo ancora ce n'è. Secondo, internazionalizzazione. È chiaro che se vogliamo guardare lontano, non a breve termine, e vogliamo coltivare una nuova generazione di cineasti, dobbiamo partire da ciò che possono fare le persone che sono un'opera prima, quindi cortometraggi e documentari. E quando un ragazzo fa un cortometraggio, e ce n'è una quantità, una produzione incredibile ogni mese in questa regione, oggi si trova davanti il mondo, e non sa come muoversi, spesso non ha i mezzi. Se noi, l'ho detto anche sull'agricoltura, il tema quello dei sportelli è un tema determinante, se noi non creiamo un'attività permanente di sportello dove le persone possono andare e avere informazioni, consulenze gratis, informazioni pubbliche su come muoversi, non riusciamo a uscirne, ma vere informazioni. Ciò che faceva oggi la Film Commission è assolutamente inadatto. Affiancamento. Si può creare anche la commissione, un lavoro di commissione che seleziona in base a ovviamente divisi per genere, in base alla qualità, una serie di prodotti, non con una selezione non troppo stringente, però ovviamente le energie dobbiamo focalizzarle, e affiancare le persone nella distribuzione internazionale. Si tratta semplicemente di stampare dei prodotti nei formati che vengono richieste e spedire ai festival di tutto il mondo. Per i cortometraggi sono non centinaia, migliaia. Se noi crediamo in un nuovo autore, possiamo sostenerlo, ma questo in maniera sistematica, non una tantum. Cioè, la persona che decide di interessarsi a questo mondo deve sapere che va in quell'ufficio e ha il pubblico che lo affianca nel portare avanti la sua opera. Tra l'altro si possono creare molti sistemi anche per rientrare dell'investimento, si possono fare stringere delle relazioni con in questo caso il creativo, l'artista, il cineasta, eccetera. Dobbiamo fare più circuito in regione, c'è già un circuito che collega i festival, ma dall'autore al festival e tutto quello che c'è in mezzo dobbiamo rafforzare questo circuito, dargli anche una presentazione più omogenea, secondo me, come iniziativa regionale. E poi un tema che non è stato toccato, e mi dispiace che non ci sia l'assessore Muzzarelli, che anche questo crea quell'humus determinante in un territorio, che è quello delle strumentazioni. Noi abbiamo il maggiore venditore d'Italia per quello che è il video digitale, che è Adicom a Bologna, che ottiene dei risultati strepitosi, e stanno iniziando ad esserci delle piccole realtà che producono dei supporti per il cinema innovativi. È un mercato in grande innovazione. La California sta crescendo tantissimo con la produzione di nuovi supporti, di nuova illuminotecnica nel settore. C'è da investire tanto in ricerca e sviluppo, e forse potremmo pensare, visto che noi siamo una terra della meccanica di precisione, una terra che ha già i presupposti per costruire il cinema del futuro, che sarà i supporti del cinema digitale, dove le camere pesano meno, dove è cambiato tutto con la tecnologia LED, eccetera. Non dobbiamo perdere, secondo me, questo treno, dovremmo prevederlo, anche perché si ricollega al manufatturiero in qualche modo, e questo sì che sarebbe fare una sinergia tra i due assessorati. Quindi anche lì forse dovremmo ragionare su dei bandi ad hoc. Un accenno sulle sale, sulle sale credo che si debba lavorare ancora un po', ma la cosa forse che può funzionare è proprio quella del mettere insieme funzioni diverse. Una sala oggi solo proiettando film non riesce, probabilmente, una monosala, non tutte almeno, a rimanere in piedi. Bisogna dargli possibilità ad avere, come facciamo per gli agricoltori con gli agriturismi e bed and breakfast, a sfruttare il loro asset anche per altri tipi di funzioni legate all'intrattenimento o alla produzione culturale. Così possiamo salvare le monosale, altrimenti potremmo anche vietargli di fare altro a livello urbanistico, ma chiuderanno e rimarranno vuote. Quindi dobbiamo capire che sempre rimanendo nell'offerta culturale e dell'intrattenimento, dobbiamo dare la possibilità alle monosale di fare anche altro.
scrivere come, quando e perché, ma dobbiamo seguire questa strada. Quindi siamo arrivati ultimi a livello italiano, però può essere una fortuna, l'ho letto in un'intervista, può essere una fortuna perché forse possiamo far meglio di chi ha iniziato, perché abbiamo più strumenti, abbiamo più esperienza e abbiamo un quadro generale più chiaro. Quindi approfittiamo di questa occasione per fare meglio, i tempi ci sono e veramente richiedo all'assessore di coinvolgere chi nel consiglio ovviamente ha interesse a seguire una questione che è importantissima, perché non si tratta solo degli euro che ricadono direttamente o indirettamente. Pensiamo cosa ha dato all'Italia in termini di immagine il neorealismo, i film che sono stati fatti negli anni 40, 50, 60. Buona parte del nostro turismo, delle persone che decidono di venire in Italia a fare un viaggio, ancora vivono di quel sogno, di quell'emozione italiana che hanno ricevuto attraverso il cinema. Pensiamo cosa è riuscito a ottenere dal mondo l'America col sogno americano che hanno trasmesso attraverso il cinema. L'Italia è un paese bellissimo, che proprio nella creatività ha le sue risorse, che nessuno ci può copiare. Se noi non investiamo con convinzione su questo settore, siamo miopi. E l'Emilia-Romagna è un terreno che si presta molto ad essere veicolato per la presenza di giovani, per la tradizione artistica, culturale, attraverso questo strumento. Siamo stati fermi e con poche idee in questi anni. Qualcosa si è fatto, ma con poche risorse, con poche persone che ci hanno lavorato. Dobbiamo dare più risorse, più persone e crederci. Per questo, insomma, per l'importanza della questione, veramente ribadisco all'assessore la richiesta di coinvolgere il Consiglio. Grazie Fabio.